Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Il video che vi propongo oggi è 3 make up con la Naked 3, un nuovo tipo di video da me ideato che, se vi fa piacere, può diventare un appuntamento periodico da proporvi anche con altre palette. Io ne ho molte, ve le mostro tutte in un video del quale vi lascio il link qui da qualche parte e giù nell'info box, e mi sono resa conto che spesso e volentieri utilizzo solo qualche cialda su tutta la palette. Per cui mi sono messa lì, ho studiato ad esempio la Naked 3 e ho trovato 3 make up da realizzare molto diversi fra loro. Il primo trucco che vi presento è quello che sto indossando e che vi vado subito a descrivere. Innanzitutto ho applicato come base sugli occhi questo sampler nella colorazione original della Urban Decay, che è uno di quelli contenuti all'interno della Naked 3. Poi ho applicato sulla palpebra mobile dall'angolo interno fino alla metà della sua lunghezza questo colore che vedete inquadrato, che si chiama Liar. A questo punto, da metà palpebra mobile fino all'angolo esterno dell'occhio e creando già una sfumatura verso l'alto, in questo punto ho applicato Dark Side. Come illuminante nell'arcata sopraccigliare ho applicato Strange. E per non creare troppo stacco tra Dark Side e Strange, ho creato un intermedio in questa zona con un colore neutro come Limit. Con il pennellino 224 di MAC ho uniformato bene le sfumature e ho delineato la rima ciliare con l'eyeliner in gel nero della Maybelline New York, che è quasi finito. Sinceramente non so se ricomprarlo uguale o provarne uno diverso. Se avete dei suggerimenti da darmi, ragazze, sono ben accetti. A questo punto, per quanto riguarda la rima ciliare inferiore, ho applicato il pastello marrone della Neve Cosmetics Ebano, partendo dall'angolo esterno dell'occhio fino alla metà della lunghezza della arcata ciliare inferiore. Ho sfumato con un pennellino e ho applicato la polvere più scura Dark Side sulla matita precedentemente applicata e sfumata. Dalla metà della rima ciliare inferiore fino all'angolo interno dell'occhio, riprendendo un pochino della sfumatura della matita, ho applicato la polvere più chiara Liar, mentre all'angolo interno dell'occhio ho creato un punto luce con Strange. E infine ho piegato le ciglia e applicato il mascara nero, quello della Deborah Milano, mascara volume Sguardo Meraviglioso. Per quanto riguarda il trucco del viso, ho applicato innanzitutto il campioncino della Magica BB di Collister nella colorazione 2 medio scura, che mi sta piacendo molto e sto valutando di acquistare anche nella full size, mentre come blush ho utilizzato un prodotto nuovo che vi mostro per la prima volta perché l'ho acquistato proprio pochi giorni fa da Tigotà ed è un'altra delle Mixing Color Palette della B-Chic. Ho già questa che vi mostro nel video di aprile, video del quale vi lascio il link giù nell'info box. L'altro giorno ho acquistato questa Nuance più pescata, dove c'è anche una cialda cremosa. E per il make up di oggi ho applicato sulle guance questa Nuance qua, ovviamente stando molto leggera con il pennello. Infine sulle labbra, ragazze, essendo il trucco degli occhi già abbastanza intenso, ho optato per un gloss di pupa della linea Princess, che è questo qua rosato numero 004, spero che lo vediate. Il risultato finale, ragazze, è questo make up abbastanza intenso e sofisticato, anche se io poi in generale non faccio molta distinzione tra make up da giorno e make up da sera, scegliendo il trucco in base a come mi giro in quel momento. Ci vediamo fra poco con la seconda proposta. Ed ecco il secondo dei 3 make up che vi propongo in questo video. È un po' più soft rispetto al precedente sugli occhi e mi sono sbizzarrita di più sulle labbra applicando un rossetto piuttosto acceso, che può essere questo oppure altri che vedremo dopo. Come primer occhi ho applicato quello visto nel make up precedente, non ve lo mostro. Il primo colore che sono andata ad applicare su tutta la palpebra mobile è Trick. Questa bella cialda color oro rosa, che era una di quelle che non utilizzavo assolutamente in questa palette. Ho applicato per dare profondità all'occhio, quindi nella piega, Nooner. Ho sfumato il colore e sull'arcata sopraccigliare ho applicato il solito Strange. Arrivata a questo punto, siccome non c'era molto stacco tra Trick e Nooner, ho deciso di intensificare il tutto prendendo un pizzico di Black Art
questo fantastico colore nero con glitter rossi all'interno, e sono andata a picchiettarlo con il pennello 224 di MAC, quindi sfumando contemporaneamente, all'angolo interno, insomma nella piega e verso l'alto. Per riprendere un po' i glitter contenuti in Black Art, al di sopra di Strange, l'illuminante applicato per primo, ho applicato Dust. Dust è una cialda molto glitterata ma anche polverosa, come si può vedere sul dito, per cui ho prima bagnato il pennello con la nebbia fissante di Neve Cosmetics per evitare che questi glitter e questa polvere andassero in giro per tutto l'occhio e per tutto il viso durante l'applicazione. A questo punto ho delineato la rima ciliare superiore col solito eyeliner in gel della Maybelline New York, che non vi mostro più, e per quanto riguarda la rima inferiore ho deciso di dare una nota di colore al make up applicando da bagnato questo bel pigmento blu viola della Neve Cosmetics, e che è Sang Bleu. Ho delineato le rime interne dell'occhio col trucol di pupa, ho piegato le ciglia e ho applicato lo stesso mascara applicato prima. Questo qua della Deborah Milano, del quale dico solo che mi sta piacendo abbastanza, anche se ha lo scovolino un po' troppo grosso, per cui bisogna abituarsi al suo utilizzo per non fare troppi pasticci. Per quanto riguarda il trucco del viso, sto registrando i tre make up in tre giorni successivi. Quest'oggi ho applicato il fondotinta Flat Perfection di Neve Cosmetics. E come blush ho sempre utilizzato la Mixing Color Palette vista nel make up precedente della Be Chic, utilizzando però questa volta la cialda cremosa. Infine, ragazze, sulle labbra ho deciso di applicare, come detto all'inizio, un rossetto molto intenso, Beautifique 012 Hollywood. In alternativa a questo make up, a mio parere, si può anche abbinare bene un rossetto fucsia come quello che ho indossato nel frattempo, che è Girl About Town di MAC, questo signore qua. Ci vediamo fra poco col terzo e ultimo make up. Per concludere, ragazze, vi propongo questo make up molto più forte degli altri, che andiamo subito a vedere nel dettaglio. Come primer ho applicato quello visto precedentemente, che non vi mostro. Nella parte dell'occhio che va dall'angolo interno fino a questo punto che vi sto indicando adesso, ho applicato Buzz, questo bel color rosa glitterato che è uno dei miei preferiti. Ricoprendo il colore appena applicato in modo da lasciare solo una leggera sembianza che si intravede al di sotto, ho applicato su tutta la palpebra mobile Black Art, un'altra delle mie cialde preferite di questa palette. A questo punto, con questo pennello, il 217 di MAC, ho creato la sfumatura con Black Art nella piega dell'occhio, imprimendo movimenti circolari al pennello e stando verso l'alto, senza andare troppo all'esterno dell'occhio. E sono arrivata grosso modo fino a questo punto che vi sto indicando adesso, poco sopra la piega. Adesso, ragazze, ho preso questo pennellino da ombretto di Neve Cosmetics, che ha un profilo molto più ciccioso di quello alla mia sinistra, che è il 239 di MAC, che utilizzo solitamente per applicare l'ombretto. In questo punto esatto che vi sto indicando ho creato una linea abbastanza netta con Buzz. Ho infine sfumato insieme le due polveri con il pennello 224 di MAC. Infine, nella parte più alta dell'arcata sopraccigliare, ho dato luce con Strange. Ho delineato la rima ciliare superiore e quella inferiore senza creare codine troppo esterne con la Perversion nera. Per quanto riguarda la rima ciliare inferiore, ho sfumato bene con un cotton fioc la matita appena applicata e, arrivando non oltre questo punto che vi sto indicando, ho applicato sopra Black Art. Da qui fino all'angolo interno dell'occhio ho invece ripreso Buzz, il colore rosa, per dare luce al make up. A questo punto ho piegato le ciglia e ho applicato il mascara Deborah visto prima e che non vi vado a mostrare, e ho delineato le rime interne con il trucol di pupa, che vi mostro un attimo non avendolo fatto per tutto il video. Per quanto riguarda il trucco del viso, ho deciso di dare un fondotinta molto chiaro per dare più risalto agli occhi, scegliendo la iCover Mineral Foundation che ho nella colorazione Light Neutral. Come blush, sulle guance ho applicato questo rosa piuttosto tenue della Mega Palette di Sephora. Sulle labbra ho scelto questo rossetto rosa che sto indossando, che è un prodotto acquistato da pochissimi giorni e che vi mostro per la prima volta, ed è il Rouge Dior numero 774.
questo bel rosa chiaro ma comunque ben visibile, dalla texture estremamente morbida e confortevole. Ultimamente mi è presa un po' la fissa dei rossetti Dior, che tra l'altro costano un botto, ma voglio secondare ogni voglia essendo indolciatesa. Quindi non si sa mai. Quindi per questo video è tutto. Io, ragazze, ci tengo veramente a sapere i vostri pareri su questa tipologia di video nei commenti. Vi mando un grosso abbraccio per il solito affetto che mi dimostrate sempre anche sui social network. E se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video. Ciao!